Radio Sant'Elia, Cagliari, un saluto da parte di Federico Zancan e Carlo Muraro. Cagliari contro Atalanta, l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Cagliari per proseguire una ottima striscia, per proseguire una splendida settimana alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Atalanta invece ha conosciuto mercoledì nel turno infrasettimanale la prima sconfitta della gestione Conte. Va a calciare Cossu, la palla gira bene, anticipo di Nenè, perfetto, 1-0 Cagliari, Nenè. E questa palla calciata benissimo da Cossu, ad effetto verso la porta, si è alzato in cielo Nenè e l'ha deviata in porta. Cerca spazio per il cross, Cossu rientra sul mancino, arriva il cross, area piccola, ancora Nenè, 2-0 Cagliari. Cosa ha fatto Cossu? Due finte per dare il tempo di risistemarsi alle punte dentro l'area di rigore. Cross teso sul primo palo, dove hanno dormito secondo me un po' i difensori avversari, e lui in tappina ha messo la palla in rete con un tocco molto molto morbido. Parte Doni con il destro, la parata di Marchetti sul palo, poi la conclusione sull'esterno della rete. Cossu mette in movimento Matri, raddoppiato Matri, bravo a far uscire il pallone per Lazzari che va giù, calcio di rigore. Sembra un po' esagerato, un po' troppo pignolo l'arbitro in questo caso. Siamo entrati nel minuto di recupero, l'unico minuto di recupero, arriva il fischio. Parte Matri, 3-0 Cagliari. Bravo a essere freddo, l'ha piazzata molto bene, credo che il consiglio non potesse fare niente. Cossu rapidissimo, tiene in campo il pallone, punta Padoin, già raddoppiato, Cossu scarica indietro, Lazzari, ancora Lazzari, gioca centralmente, ha tanto spazio, Matri, si gira, Matri, lo contiene Peluso, poi finisce in sul fondo la conclusione di Matri. Possibilità di cross per Bellini, palla arriva in area per Madonna, colpo di testa alto. 29esimo minuto della ripresa, 3-0 Cagliari. La finta di Lazzari, parte Conti, Consigli la tiene. Cossu al limite, Cossu con il destro, poi Barone, prova la girata Barone. Consigli ad evitare quello che sarebbe stato un gol meraviglioso. Arriva il fischio finale, il Cagliari batte l'Atalanta 3-0, successo tutto nel primo tempo, la doppietta di Nenè, poi il calcio di rigore di Matri, una grande partita del Cagliari di Allegri che vince 3 partite in 7 giorni, che vince la gara numero 300 della sua storia in Serie A.